Bene, parliamo in questa sessione del tipo 2 dell'Enneagramma che viene definito l'altruista. Il tipo 2 ha questa caratteristica fondamentale che tende ad agganciarsi, perché è proprio questa compulsione, diciamo, ad agganciarsi a persone problematiche. Per cui se abbiamo a che fare con un tipo 2, quindi con un altruista, dobbiamo riuscire a diciamo, entrare presentando qualche problema. Presentando qualche problema riusciremo a stimolare la sua parte emotiva. Tra l'altro il tipo 2 fa parte della triade delle emozioni, quindi significa che riesce scarsamente ad utilizzare in modo proficuo la parte emotiva nel contesto giusto, cioè spesso la parte emotiva viene utilizzata nel contesto sbagliato. Un'altra caratteristica fondamentale, un'altra compulsione fondamentale del tipo 2, cioè l'altruista, è quella della paura dell'abbandono, proprio perché da piccolo ha vissuto questo imprinting di, della paura di essere abbandonato, che ora teme moltissimo questa sanzione da adulto e quindi tende per un verso o per l'altro ad agganciarsi a tutte le persone che tra virgolette possono fargli intendere di abbandonarlo, cioè per evitare di essere abbandonato il tipo 2 dell'Enneagramma sarà disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe, che poi questo è il principio, diciamo, di fondo della seduzione, della comunicazione, per cui dobbiamo imparare, diciamo, ad utilizzare col tipo 2 questo tipo di comunicazione. Nel percorso di integrazione ovviamente diciamo, tutte queste caratteristiche vengono vissute in modo positivo, cioè il tipo 2 sarà un altruista, ma avrà molto attenuata la compulsione ad agganciarsi a persone estremamente problematiche e molto attenuata la paura dell'abbandono affettivo, mentre invece nel percorso di disgregazione queste caratteristiche saranno molto accentuate, per cui normalmente il tipo 2 potrà vivere delle situazioni di sofferenza. Vi invito a seguire le altre lezioni e a continuare a seguirmi sul sito http:/www.seduzionevip.com. A presto con il prossimo.